Grazie. È tantissimo tempo che non faccio un video. Negli ultimi mesi sono stata molto impegnata con varie cose che non sto qui ad elencarvi per non annoiarvi, ma comunque sono felice di essere riuscita a trovare un po' di tempo per registrare questo video. E niente, allora, per il trucco di oggi mi sono ispirata ad un make-up di Jessie J, un trucco molto elegante secondo me, quindi un trucco comunque da sera, sui toni del grigio e del nero ed è abbastanza sbrilluccicante, forse lo vedrete meglio durante il tutorial. Vi metto anche qualche foto del trucco appunto da cui ho preso ispirazione in modo che possiate vederlo meglio. Niente ragazzi, allora spero davvero che questo trucco vi piaccia. Se vi piace, mi raccomando, seguite il tutorial e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Inizio applicando un correttore su tutta la palpebra e lo vado a sfumare con le dita. Successivamente prendo un ombretto bianco matte e opacizzo tutta la palpebra. Poi prendo questo ombretto marrone abbastanza chiaro e lo applico nella piega dell'occhio e lo sfumo leggermente anche sulla palpebra fissa e lo porto fino all'interno all'attaccatura del naso. Poi prendo questo ombretto in stick della Kiko, il numero 19, che è un grigio molto bello. Lo applico sulla palpebra mobile e lo vado a sfumare con le dita. Poi lo applico anche, sotto. E lo vado a sfumare con un pennellino. E vado a rifinire anche la sfumatura sulla palpebra mobile. Prendo nuovamente questo ombretto marrone. Intensifico l'ombreggiatura che avevo fatto in precedenza e poi prendo questo ombretto più scuro, sempre dalla palette della Zoeva, dei colori neutri, ed intensifico comunque, ecco, la piega dell'occhio. Poi vado a mettere questa matita della Too Faced, che è una matita molto morbida e si sfuma molto facilmente. La vado ad applicare sopra inizialmente e poi prendo questo ombretto nero di MAC, il Carbon. E con un pennellino vado a sfumare la matita nera. Poi metto la cipria sotto l'occhio, avevo dimenticato di metterla prima, quindi voi mettetela all'inizio, prima di iniziare appunto a toccare l'occhio. Poi prendo questo ombretto grigio, che l'ho preso da una palette della Froline, o Froline, non so come si pronunci. Comunque lo applico, ecco, qui nell'angolo e nella piega dell'occhio. Qui creo questa sorta di V laterale perché nel trucco di Jessie J il trucco diciamo che non è molto sfumato, ma è abbastanza netto.
Poi prendo l'ombretto nero e lo sfumo nuovamente sopra per intensificare. Sempre con il nero. Lo vado a sfumare qui nell'angolo esterno. Lo sfumo nella piega dell'occhio. Poi con un pennello pulito vado a sfumare questa ombreggiatura. Aggiungo del nero e lo sfumo comunque. Poi utilizzo questa palette della Too Faced ed utilizzo questi due ombretti grigi, uno più chiaro ed uno più scuro. Inizio con il colore più scuro e lo vado a stendere, ecco qui, nell'angolo esterno, quindi nella parte più esterna della palpebra mobile, e poi applico quello più chiaro da metà palpebra fino all'interno, insomma, fino all'angolo interno. Lo sfumo anche sotto. Poi con un pennello pulito sfumo. Prendo questo marrone scuro. E lo vado ad applicare sul bordo dell'ombretto nero che abbiamo applicato per sfumarlo leggermente. Poi applico la matita nera sotto, sia internamente che esternamente. Poi, sempre con l'ombretto nero, vado a sfumare la matita. Poi applico l'eyeliner sia sopra che sotto. Prendo questi due ombretti grigi, quello chiaro e quello scuro, e li vado a sfumare nella rima inferiore dell'occhio. Poi utilizzo questi pigmenti della Essence, che li avevo comprati tempo fa ma non li avevo utilizzati mai. E li vado ad applicare in questo punto sulla palpebra mobile, per creare questo punto luce. Poi prendo l'ombretto bianco, lo vado ad applicare qui nell'angolo interno. Prendo poi Vanilla di MAC e lo vado ad applicare sotto l'arcata sopraccigliare. Tolgo la cipria, metto le ciglia finte laterali. Per creare un occhio più allungato. Poi come mascara vado ad applicare questo della Essence, che mi piace moltissimo. Lo applico sia sopra che sotto.
Poi faccio del contouring utilizzando una terra e lo vado ad applicare sotto l'osso zigomatico nella parte alta della fronte, sul mento e sul naso. Poi applico questo blush sulle guance. Scusate la voce, ma oggi ho un po' di asma. Poi applico questa matita della Essence sulle labbra. Creo il contorno delle labbra. La matita e poi vado ad applicare questo rossetto della Kiko, che è un colore molto neutro, un nude, e poi vado ad applicare questo gloss della Guerlain per creare un po' di luce. Poi sugli zigomi applico lo Skin Finish di MAC. Per creare dei bei punti luce sul viso. E niente ragazzi, allora spero che questo video vi sia piaciuto. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!